Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Le parabole che oggi ci presenta la liturgia, due parabole, si ispirano proprio alla vita ordinaria e rivelano lo sguardo attento di Gesù, che osserva la realtà e mediante piccole immagini quotidiane apre delle finestre sul mistero di Dio e sulla vicenda umana. Gesù parlava in modo facile da capire, parlava con delle immagini della realtà, della vita quotidiana. Così ci insegna che anche le cose di ogni giorno, quelle che a volte sembrano tutte uguali e che portano avanti con distrazione o fatica, sono abitate dalla presenza nascosta di Dio, cioè hanno un significato. Allora abbiamo bisogno pure noi di occhi attenti per saper cercare e trovare Dio in tutte le cose. Gesù oggi paragona il regno di Dio, cioè la sua presenza che abita al cuore delle cose del mondo, al granello di senape, cioè al seme più piccolo che ci sia, è piccolissimo. Eppure, gettato in terra, esso cresce fino a diventare l'albero più grande. Così fa Dio. A volte il frastuono del mondo, insieme alle tante attività che riempiono le nostre giornate, ci impediscono di fermarci e di scorgere in quale modo il Signore conduce la storia. Eppure, assicura il Vangelo, Dio è all'opera, al modo di un piccolo seme buono che silenziosamente e lentamente germoglia e piano piano diventa un albero rigoglioso che dà vita e ristoro a tutti. Anche il seme delle nostre opere buone può sembrare poca cosa, eppure tutto ciò che è buono appartiene a Dio e dunque umilmente e lentamente porta frutto. Il bene, ricordiamolo, cresce sempre in modo umile, in modo nascosto, spesso invisibile. Cari fratelli e sorelle, con questa parabola Gesù vuole infonderci fiducia. In tante situazioni della vita, infatti, può capitare di scoraggiarsi perché vediamo la debolezza del bene rispetto alla forza apparente del male. E possiamo lasciarci paralizzare dalla sfiducia quando consentiamo che siamo impegnati, ma i risultati non arrivano e le cose sembrano non cambiare mai. Il Vangelo ci chiede uno sguardo nuovo su noi stessi e sulla realtà. Chiede di avere occhi più grandi che sanno vedere oltre, specialmente oltre le apparenze, per scoprire la presenza di Dio che, come amore umile, è sempre all'opera nel terreno della nostra vita e in quello della storia. È questa la nostra fiducia, è questo che ci dà forza per andare avanti ogni giorno con pazienza, seminando il bene che porterà frutto. Quanto è importante questo atteggiamento anche per uscire bene dalla pandemia, coltivare la fiducia di essere nelle mani di Dio e al tempo stesso impegnarci tutti per ricostruire e ricominciare con pazienza e costanza. Anche nella Chiesa può attecchire la stisania della sfiducia, soprattutto quando assistiamo alla crisi della fede e al fallimento di vari progetti e iniziative.
Ma non dimentichiamo mai che i risultati della semina non dipendono dalle nostre capacità, dipendono dall'azione di Dio. A noi sta seminare, e seminare con amore, con impegno e con pazienza, ma la forza del seme è divina. Lo spiega Gesù nell'altra parabola odierna. Il contadino getta il seme e poi non si rende conto di come porta frutto, perché è il seme stesso a crescere spontaneamente, di giorno, di notte, quando lui meno se lo aspetta. Con Dio anche nei terreni più aridi c'è sempre speranza di germogli nuovi. Maria Santissima, l'umile serva del Signore, ci insegna a vedere la grandezza di Dio che opera nelle piccole cose e a vincere la tentazione dello scoraggiamento. Fidiamoci ogni giorno di Lui. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventre tui, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventre tui, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventre tui, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genesis. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in cui sumo Domine, mentibus nostri si infunde, ut che angelo annunziante, Christi fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloria in perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, sono particolarmente vicino alla popolazione della regione del Tigray in Etiopia, colpita da una grave crisi umanitaria che espone i più poveri alla carestia. C'è oggi la carestia, c'è la fame lì. Preghiamo insieme affinché cessino immediatamente le violenze, sia garantita a tutti l'assistenza alimentare e sanitaria e si ripristini al più presto l'armonia sociale. A questo proposito ringrazio tutti coloro che operano per alleviare le sofferenze della gente. Preghiamo la Madonna per questa intenzione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nella nostra morte. Amen.
Ieri è stata celebrata la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Non è possibile chiudere gli occhi di fronte allo sfruttamento dei bambini, privati del diritto di giocare, di studiare e di sognare. Secondo le stime dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, i bambini oggi sfruttati per il lavoro sono oltre 150 milioni. Una tragedia. 150 milioni. Più o meno come tutti gli abitanti della Spagna, insieme alla Francia e insieme all'Italia. Questo succede oggi. Tanti bambini che soffrono questo, sfruttati per il lavoro minorile. Rinnoviamo tutti insieme lo sforzo per eliminare questa schiavitù dei nostri tempi. Questo pomeriggio si svolgerà ad Augusta, in Sicilia, la cerimonia di accoglienza del relitto della barca naufragata il 12 aprile 2015. Questo simbolo di tante tragedie nel Mar Mediterraneo continui a interpellare la coscienza di tutti e favorisca la crescita di un'umanità più solidale che abbatta il muro dell'indifferenza. Pensiamoci che il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande dell'Europa. Domani ricorre la giornata mondiale del donatore di sangue. Ringrazio di cuore tutti i volontari e li incoraggio a proseguire la loro opera, testimoniando valori della generosità e della gratuità. Grazie tante, grazie. E saluto cordialmente tutti voi, provenienti da Roma, dall'Italia e da altri paesi. In particolare i pellegrini giunti in bicicletta da Sedigliano e da Bra. I fedeli di Forlì e quelli di Cagliari. A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.